Possiamo vedere dunque le immagini salienti di questo match. Ricordiamo, nel Pescara tante assenze, fuori Dursi, Iannes è squalificato, Drudi e Ingrosso non al meglio, partono dalla panchina, non entreranno. Debutta Veroli, classe 2003, in attacco c'è Rauti e non Ferrari, anche il Siena ha tante assenze, lo stesso Clemenza parte dalla panchina, c'è questo primo tentativo con Cardoselli che viene murato da Frascatore, Frascatore Cancellotti, Cancellotti centrodestra, Frascatore e poi centrosinistra Veroli, che giocherà sicuramente una buonissima partita, una gara ricca di personalità per il classe 2003. C'è questo spunto di Memuscia in mezzala sinistra, mezzala destra invece Rizzo, il play e Pompetti, la palla viene bloccata dal portiere Ivan Lanni, finalmente un centrocampo a tre logico con un play e due mezzali, anche se c'è da dire insomma Rizzo nelle ultime quattro partite è stato ai margini per infortunio. Vediamo ancora Memuscia, un buon inizio da parte del capitano albanese con questa verticalizzazione, poi ancora uno scambio tra Memuscia e Nzita, il pallone in profondità, Nzita che viene chiuso dall'ottimo intervento provvidenziale di Terzi, classe 1984, l'elemento di maggiore esperienza del Siena insieme con Guberti, che poi sarà sostituito dopo l'espulsione di Mora. Quindi Zappella dentro per De Marchi, che alza la mira da ottima posizione dopo un cambio gioco davvero illuminante di Pompetti. Questa era una buona opportunità, il Pescara non ha sfruttato un paio di contropiedi, di azioni in contropiede, avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Qui ci prova Cardoselli, ex Entella classe 98, il pallone facilmente bloccato centralmente dal portiere Di Gennaro, poi siamo al minuto 27, c'è questo tentativo, nessun problema per l'estremo difensore biancazzurro, la partita è sostanzialmente equilibrata col Pescara che, ripetiamo, non è riuscito a sfruttare un paio di azioni di rimessa con Rauti e con De Marchi. 29esimo minuto nel corso del primo tempo, vediamo la conclusione alta di Pompetti, due portieri fino alla mezz'ora assolutamente inoperosi, da una parte lo ricordiamo Lanni, dall'altra Di Gennaro, Di Gennaro che sarà protagonista nella parte finale della prima frazione. Qui ci prova Terzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Di Santo, il migliore del Siena, classe 94, la palla sorvola la traversa, di poco la traversa della porta pescarese. Questa è una bella azione del Siena, un'imbucata in profondità, attento, reattivo come sempre il portiere Raffaele Di Gennaro, che è un fattore, sicuramente il valore aggiunto in questo inizio campionato per la squadra di Gaetano Auteri. Siamo al 36esimo, gol annullato a Varela, c'è qualche dubbio in realtà, il colpo di testa, protestano i giocatori del Siena, della squadra di Gilardino, oggi Gilardino squalificato al suo posto, l'ex calciatore del Mantova Caridi, eccolo qui che va a protestare all'indirizzo del quarto uomo, i dubbi restano, si continua, siamo al 37esimo minuto nel corso del primo tempo e questa è una bella manovra, un tocco via del Pescara con Nzita, il suggerimento in profondità, il secondo giallo che viene comminato giustamente a Mora, la trattenuta è evidente ai danni del numero 29 del Pescara, il Siena rimane in 10 uomini, guardate l'imbucata di Memuscei per Nzita, la trattenuta di Mora, secondo giallo Siena in 10 uomini, paradossalmente il Siena creerà tantissimo, un finale di frazione da incubo per il Pescara, il cross di Di Santo, il colpo di testa di Varela, il primo miracolo, il riflesso strepitoso dell'estremo difensore del Pescara Raffaele Di Gennaro, poi ancora sul calcio d'angolo battuto dal solito Di Santo, vediamo, c'è il colpo di testa di Bianchi, altra parata determinante di Di Gennaro che alza la sfera oltre la traversa, poi vediamo il tentativo ancora della squadra di casa, un'azione molto ma molto confusa e ci sarà il gol, guardate l'imbucata, manca la copertura su Cardoselli, in scivolata Veroli, poi ancora di testa la respinta di Di Gennaro, non riesce a colpire in maniera perfetta il pallone Varela, la corta respinta di Frascatore e il tiro al volo di prima intenzione di Pezzella, ma la deviazione di Frascatore è decisiva, altrimenti il pallone sarebbe terminato in calcio d'angolo, tra poco rivedremo, però insomma è stata un'azione infinita
il pallone doveva essere allontanato con più energia. Guardate qui Varela che svirgola il pallone, la corta respinta di Frascatore, il destro di Pezzella, classe 2000, deviazione di Frascatore che non lascia scampo al portiere di Gennaro, autogol di Frascatore, entrano Clemenza e Ferrari, si passa al 4-3-1-2 più 4-3-3, attenzione, 47esimo della partita, secondo della ripresa, cross di Zita, al bacio per Ferrari, davvero col contagiri in Zita, il colpo di testa a schiacciare di Franco Ferrari, l'italo-argentino, classe 1995, il quinto centro in campionato, salta tra i due centrali del Siena, la quinta rete appunto di Ferrari, la prima lontano dall'Adriatico, Giovanni Cornacchia, 1-1, siamo al minuto 50 nel corso di questa partita, la Pescara ci proverà in tutti i modi, anche se manca la risolutezza negli ultimi 16 metri, manca più che altro la determinazione, ma forse la lucidità che sarebbe servita per scardinare la difesa del Siena, Siena che si è chiuso a riccio, qui ci prova Clemenza, poi anche Pompetti che non trova la porta dai 18 metri, manca il bersaglio, 73esimo, poi entrerà anche Marilungo, entrerà anche Bocic, 4-2-3-1 disegnato dal tecnico biancazzurro, attenzione a questa ripartenza pericolosa con Di Santo che non riesce a intercettare il pallone che gli era stato suggerito da Varela, probabilmente questa è l'unica fase in cui ha perso le posizioni nella fase di transizione negativa la formazione biancazzurra, e poi vediamo nel finale al 77esimo ci prova Ferrari, il tiro centrale telefonato, nessun problema per l'estremo difensore del Siena ex Ascoli Ivan Lanni, poi ancora Pescara che attacca, cerca di aggirare, di trovare spazio sulle fasce ma senza costrutto, il colpo di testa di Terzi, poi la conclusione di Clemenza in due tempi, Lanni che però insomma aveva capito le intenzioni del giocatore avversario, Luca Clemenza entrato in corso d'opera dal primo minuto della ripresa in luogo di Zappella, ricordiamo era entrato anche Ferrari, e poi la parata determinante proprio al 91esimo su cross di Cancellotti, colpo di testa di Ferrari, si allunga e sventa l'estremo difensore del Siena che salva così porta e risultato, siamo al minuto 92 con la forza della disperazione, potremmo dire così, il Pescara, la conclusione di Rizzo bloccata a terra all'altezza della sua area di competenza dal portiere Lanni, e poi questo ultimo tentativo con qualche protesta per un braccio Galeotto, però insomma le immagini non sono chiare, nei 16 metri avversari finisce 1-1 tra Siena e Pescara, questo è il quinto pareggio per la squadra di Gaetano Auteri, il terzo in trasferta.